Tutte le componenti ippiche toscane, dai proprietari di cavalli ai guidatori e agli allevatori, hanno deciso di partecipare attivamente alla costituzione del Comitato Ippico Nazionale, un nuovo ente che ha come obiettivo immediato quello di scongiurare presunti tagli al comparto. Si parla di 20 milioni di euro, una sforbiciata che sembrerebbe prevista dalla legge di stabilità ormai prossima alla discussione in Parlamento e che porterebbe il settore al collasso con conseguente perdita di migliaia e migliaia di posti di lavoro. Non a caso nel comitato c'è anche la parte sindacale. Forse è la svolta definitiva per cercare di dare una trasformazione all'ippica, ma il sindacato in pista c'è sempre stato, rivendica una riforma che deve essere strutturale per mantenere il settore e soprattutto rivendica l'urgenza di poter eliminare questi tagli che permetterebbero di evitare il default dell'Ippica anche alla luce del rinnovo delle convenzioni sugli ippodromi per l'anno 2016. Questo comitato bisogna che diventi cattivo, perché con le paroline non si riesce a fare niente. C'è in atto un obiettivo da parte dei ministeri, che non si capisce il perché, di eliminare l'Ippica. Ormai è chiaro, ecco, a favore delle slot, a favore dei gratta e vinci, a favore di queste cose. L'AMSE ci ha veramente assassinato. Questo comitato deve riuscire a far cambiare questo iter, perché se non cambia e se ciò ci rendono i soldi che volevano levare per l'anno prossimo, però non si risolve niente, l'anno prossimo siamo al punto di oggi. Gentlemen chiaramente danno sostegno a un comitato neonato, il nostro ruolo da sempre di promozione, noi siamo nati per fare promozione a questo sport, non tanto quello politico, ma in un momento come questo dove l'urgenza è fortissima dobbiamo dare per forza il nostro appoggio. La categoria che rappresento purtroppo è una categoria sacrificata perché è una categoria importante, con poco potere decisionale, però io voglio dare un messaggio di speranza. Io nella mia categoria sento ancora molta passione, molto interesse e vogliono ancora comprare e vogliono ancora spendere, per cui io più di così cosa devo dirvi? Noi ci siamo e faremo il possibile per andare avanti. Se tutte le categorie riescono, sia pur discutendo, sia pur anche avendo a volte soluzioni diverse, ma riescono a parlare poi con una sola voce ai tavoli della politica, credo che dei buoni risultati, non magari a breve, ma il futuro lo possano tingere in maniera più rosea e avere dei buoni risultati.